Siamo qua in occasione della giornata ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per parlare di un programma, Il Buon Inizio, che consente ai bambini nella fase più delicata della crescita, cioè nei primi anni di vita, di vivere in un ambiente educativo ricco di opportunità. Questo è un diritto fondamentale perché i primi anni di vita condizionano tutto lo sviluppo futuro di un bambino e di una bambina e dobbiamo fare in modo che ci sia maggiore attenzione per promuovere una rete di servizi educativi per i genitori e le famiglie di qualità in tutto il nostro paese. Sono Francesco Mollace, direttore di Civitasolis, che è il partner territoriale della gestione di questo progetto che si chiama Il Buon Inizio, un progetto triennale che si sviluppa sui territori di San Luca e di Locri per quanto riguarda la Calabria. È un progetto che diciamo, ha una dimensione nazionale, è stato finanziato dall'impresa sociale con i bambini per dare risposte alle fragilità che esistono nel nostro territorio relativamente ai servizi per la prima infanzia, in un territorio fortemente deprivato di servizi, e in questo quadro l'iniziativa che stiamo sviluppando in partenariato con enti nazionali importanti, voglio citare l'Università di Bologna, voglio citare la Federazione Nazionale di Assistenze Sociali, l'Associazione dei Medici Pediatri e cooperative che operano sul territorio piemontese e laziale, mira ad innovare gli interventi per le bambine e bambini della Locride. Questo territorio è il territorio del nostro paese che ha meno, diciamo, servizi per la prima infanzia. Tutta la Calabria sconta un grandissimo gap e i primi 1.000 giorni sono i giorni, diciamo, il periodo della vita decisivo, secondo molti studi internazionali, per formare in positivo dimensioni come la socialità, la relazionalità, la capacità, diciamo, di autopercezione del sé delle bambine e dei bambini. In questo quadro, l'attività che per esempio che abbiamo realizzato a San Luca, avendo iscritti, abbiamo un numero di iscritti che è pari alla metà dei bambini della fascia 0-3, quindi sentiamo di avere una responsabilità pure sulla formazione sana dei minori che vivono in territori complicati, questi del nostro territorio. Anche a Locri, quasi un quinto dei bambini dello 0-3 sono stati agganciati alle attività di progetto, che secondo noi è un segno positivo di una possibilità di garantire servizi integrativi in un quadro, diciamo, ben strutturato che possa formare, dare anche un futuro di tipo diverso ai beneficiari. Questo tipo di intervento incide in una maniera di tipo diverso nella sana formazione dei più piccoli del nostro territorio. E vogliamo, in partenariato con gli attori chiave della comunità educante, con le scuole del territorio, quell'iniziativa si sviluppa in collaborazione con l'Istituto Comprensivo De Amicis Maresca e con l'Istituto Comprensivo San Luca Bovalino, insieme anche alle amministrazioni locali, insieme, diciamo, a un supporto che stanno dando le organizzazioni come l'Associazione dei Medici Pediatri, degli Assistenti Sociali, formare una dimensione di intervento di comunità educante che secondo noi rappresenta la chiave di svolta per dare migliori servizi ai nostri figli. Siamo qui oggi per il nostro evento al primo anno di attività del progetto Il Buon Inizio, che è un progetto per la costruzione dei poli integrati di servizi per la fascia di età 0-6. Noi siamo attivi nella costruzione di una rete di stakeholders che possano ruotare intorno a tutte quelle che sono le necessità dei minori e quindi anche di tutte delle loro famiglie. È una rete che è molto importante perché va a creare integrazione fra tutti gli attori che operano in ambito sociale, educativo e sanitario e le istituzioni. Ovviamente una parte molto importante, ma sicuramente anche nuova, è appunto l'integrazione con il mondo della sanità. Il mondo della sanità che entra nel nostro progetto e tra le nostre collaborazioni anche grazie allo stretto dialogo che si sta creando con la Regione Calabria, che ha creato delle connessioni molto importanti con la ASP di Reggio Calabria e siamo quindi costantemente al lavoro per creare un percorso che attivi quante più sinergie possibili anche con il mondo della sanità e le famiglie attraverso dei tavoli territoriali che si concretizzano con una cadenza abbastanza ravvicinata, quindi periodica, nei quali noi portiamo appunto sul tavolo
le possibilità di mettere in comune delle azioni che diventino significative ed efficaci per migliorare la storia dei nostri bambini sin dalla loro nascita fino ai 6 anni, e chiaramente questo avrà una ripercussione molto forte sul loro futuro successivo. E con la Regione Calabria siamo anche al lavoro per la definizione e la stesura di una bozza di legge regionale per il contrasto della povertà educativa, unica legge specifica in Italia, quindi una lavorazione di un progetto molto importante che darà anche alla Calabria il ruolo di testimone e di pilota per questa specificità appunto a livello nazionale. Sono presenti tanti richiami al contrasto della povertà educativa su numerose normative, ma una legge specifica in merito è quella che si sta costruendo adesso.